Innesti, un nuovo direttore sportivo e tanta voglia di stupire. La Michela Fanini è pronta a iniziare la nuova stagione con una squadra giovane, frizzante e da battaglia. Una formazione che il patron Brunello Fanini ha costruito insieme ai tecnici pensando al futuro, senza smembrare un gruppo che nella scorsa stagione aveva dato chiari segnali di crescita. L'obiettivo tanto di fare un bel giro della Toscana, fatto bene come organizzazione, come abbiamo sempre fatto. E niente, obiettivi, abbiamo un vasto calendario, si corre sempre, peccato che si corre le gare importanti solo con 6 atlete invece che 12, abbiamo 12 atlete, si correrà in due posti diversi, il calendario è pieno, nelle gare open penso di vincere qualche gara domenicale, diciamo. Il Giro d'Italia penso di essere in classifica con 2 o 3 atlete perché ci sono, il Giro a tappe all'estero in Spagna e Repubblica Ceca. Ugualmente penso di salvarmi come mi sono sempre salvato, poi se arriva qualche vittoria tanto meglio, cioè deve arrivare qualche vittoria, se no Dio. Al vernissage della più longeva società dell'intero panorama ciclistico internazionale femminile con i suoi quasi 30 anni di attività hanno partecipato 200 persone, una vera e propria festa che ha coinvolto tifosi, sponsor e giornalisti allietati da una presentazione sfilata con tante sorprese e il consueto pranzo benaugurante. Il tutto si è svolto in una gremitissima sala cerimonie dell'Hotel Country di Capannori, in provincia di Lucca. In precedenza, al mattino, le ragazze hanno deposto dei fiori alla tomba di Michela Fanini al cimitero di Segrumigno in piano. Poi sono state fatte foto e filmati ufficiali. Quest'anno l'organico è composto da 11 atlete, 5 straniere e 6 italiane. Rispetto alla scorsa stagione, la società ha deciso di confermare 8 atlete e di affiancare loro 3 ragazze più o meno esperte. L'idea è quella di continuare a lavorare con le giovani. Gli obiettivi sono di ben figurare, chiaramente di migliorare la scorsa stagione, anche perché le ragazze hanno un anno in più, le ragazze giovani che abbiamo in squadra, perché abbiamo una squadra al 50% giovane e al 50% esperte, quindi insieme a loro miglioreranno sicuramente. E beh, il minimo cercare di vincere 1 o 2 gare, fare un bel giro d'Italia, portare se riusciamo 1 o 2 atleti alle Olimpiadi e arrivare al campionato del mondo con 1 o 2 ragazze che possono partecipare e perché no ben figurare in questi 2 grandi appuntamenti. Confermata l'organizzazione del Giro della Toscana Internazionale in programma a settembre, fiore all'occhiello della compagine lucchese.